noi stiamo passando in un periodo di grande fragilità in tutti i campi. Noi siamo in un momento di grande fragilità. Io posso parlare per la mia esperienza e per le, diciamo, discipline o comunque le considerazioni che posso fare dal punto di vista economico e sociale, e vedo questo aspetto della fragilità come una costante che ci sta avvolgendo. Una fragilità che ci fa essere paurosi, titubanti di ciò che può avvenire domani perché non lo sappiamo. Abbiamo perso in qualche modo un senso di governabilità che ci rende molto vulnerabili. E questo in qualche modo si trasforma in una biforcazione. Da una parte il ritorno dovrebbe riportarci ai fondamentali della nostra fede, ai 10 comandamenti, che sono poi la saggezza del ben vivere, e dall'altra parte invece il tumore sociale del nichilismo, che alcune volte, no, sviluppandosi, crea il nulla.